Innanzitutto iniziamo elencando gli ingredienti della decorazione del rotolo. Un albume, 50 g di farina, 30 g di zucchero e 20 g di burro fuso. Iniziamo montando a neve l'albume. Poi, quando l'albume è montato, aggiungiamo lo zucchero e piano piano anche la farina. Infine aggiungiamo il burro. Nella teglia ho messo il motivo che ho stampato e ci ho appoggiato sopra della carta forno. Ora vado a delineare le linee del mio motivo con l'impasto creato prima. Come vedete, l'impasto che ho creato prima è di un colore celestino chiaro, questo perché l'ho colorato con i coloranti alimentari. Dopo aver finito tutta la decorazione, metto la teglia in freezer per circa 15 minuti. Per l'impasto del rotolo ci serviranno 3 uova, 6 g di lievito, 80 g di zucchero, 45 g di burro fuso, 70 g di farina e la vanillina. Come prima cosa montiamo le 3 chiare d'uovo con metà dello zucchero. Poi montiamo i 3 tuorli con la restante metà dello zucchero. Aggiungiamo il lievito, la farina, il burro fuso e la vanillina. Ora per ultimo all'impasto aggiungo le chiare d'uovo. Ho tirato fuori la teglia dal freezer e ora andrò a posizionare sopra l'impasto del rotolo.